Una cabina progettuale costituita da tutte le associazioni del territorio e dagli attori istituzionali per trasformare urbanisticamente Teramo Capoluogo e dare alla città una sua vocazione culturale. L'amministrazione comunale inizia da oggi una serie di incontri partecipati per condividere con la cittadinanza i grandi progetti sia intangibili sia di recupero urbanistico che avverranno grazie ai finanziamenti del PNRR e della ricostruzione. Teatro Romano, Mercato Coperto, Conservatorio Braga, ex manicomio, Parco Fluviale, eliminazione della centrale elettrica della Cona, arretramento della stazione ferroviaria. E poi ci sono i 160 progetti arrivati sul canale Ideate come linfa creativa che si agganciano agli obiettivi futuri pensati per Teramo. Ideate che cosa è stato? Ideate è stato un momento bellissimo di coinvolgimento della città e di tutti i rappresentanti del territorio, le istituzioni del territorio. Abbiamo messo insieme idee, progetti, pronti per far creare una visione, una vocazione condivisa per Teramo e soprattutto un'idea di sviluppo sostenibile per la città, sapendo che ci dobbiamo muovere tutti insieme. Oggi abbiamo messo con un gruppo di lavoro insieme tutti questi progetti, dandogli una visione strategica e condivisa, ma noi abbiamo un obiettivo che non è quello di recuperare delle mura o recuperare dei luoghi, ma dare una vocazione, dare contenuto agli spazi e far sì che Teramo Città Capoluogo si caratterizzi per città della cultura, della sostenibilità e dello sviluppo attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le istituzioni del territorio. Tra i principali progetti di sviluppo economico pensati per Teramo in materia di transizione ecologica c'è la creazione di nuovi impianti per rifiuti a Carapollo che saranno realizzati dalla Team, oggi società in-house del Comune. Un investimento che dovrebbe produrre guadagno e quindi risparmio per le tasche dei contribuenti. Ecco, grazie al PNRR, Team che cosa realizzerà di veramente importante per questa città? Noi abbiamo bisogno per la quotidianità di una raccolta più specifica e per questo abbiamo fatto richiesta per l'implementazione della raccolta puntuale, mentre per la programmazione futura abbiamo una serie di investimenti, cioè cercare di creare a Carapollo una vera cittadina dell'igiene. Abbiamo ricevuto il nulla osta da parte della Regione per poter presentare la richiesta dei finanziamenti per l'impianto del biodigestore. Il nostro progetto è valido, per cui nel momento in cui non sarà riconosciuto come progetto valido per il PNRR, avrà comunque un canale preferenziale per altre iniziative regionali.